Carissimi amici della Pognotomia, buona domenica e oggi inconveniente tecnico che mi porta a cambiare i programmi, quindi la rasatura che avevo in mente, che avevo già fatto, è stata cancellata e quindi la ripresenteremo nei prossimi giorni o domani se ci riesco, non ve lo assicuro perché domani ho un altro impegno, stamattina avevo un impegno inderogabile e quindi alla fine mi sono trovato con un mio errore, grazie a un mio errore. Senza video e recuperiamo oggi pomeriggio. Non so che ora lo vedrete, quindi buon pomeriggio, buonasera, insomma, buona domenica comunque. E faccio una cosa che a questo punto mi avete chiesto in molti, settimane scorse, di fare un po' una classifica, di rinnovare, l'avevo già fatta, una classifica dei rasoi di sicurezza. Ma più che una classifica, un elenco di quelli preferiti, insomma. Vi devo dire un'altra cosa, in questa settimana su Facebook nei vari gruppi sono scoppiate alcune piccole grandi polemiche, in particolare riguardo all'utilizzo di YouTube da parte dei tonsori. Queste polemiche non hanno riguardato in particolare me, però ovviamente mi coinvolgono perché qui si mette proprio in discussione, diciamo. Quello che deve essere il ruolo di chi fa questo gioco, io lo chiamo un gioco, perché è un gioco, regole, diciamo anche se vogliamo questioni legate a consuetudini, a cose che si possono fare o non si possono fare a livello, non chiaramente si può fare tutto, a livello diciamo etico, morale, diciamo così. Devo dire che erano domande che mi ponevo anch'io da tanto tempo, senza voler in qualche modo entrare nella polemica in questione che si è sviluppata in questa settimana, però in un futuro molto prossimo, vi dirò quello che penso e anche se penso che questa cosa debba essere fatta in che modo, perché a un certo punto uno si domanda anche, ma viste determinate circostanze, ha senso proseguire o meno? Però questo ne parleremo più avanti. Attenzione, e proseguire e a che condizioni, in che modo? Parliamo di rasoi. Allora, io ne ho selezionati 8. 8 che sono in questo momento i miei preferiti. Contate che deve ancora arrivare un rasoio che ho ordinato inizio dicembre, che è il timeless closed comb in acciaio e un Razor Rock che quindi me ne mancano due, insomma. Però diciamo che quelli che al momento ho acquistato, questi qua sono quelli che io porterei con me, diciamo, in una classifica, perché non voglio fare il metro, voglio dire quelli che sono i miei preferiti. Primo, ma non primo in ordine di importanza, primo che mi parto da qua. Elvin Jagger. Elvin Jagger che è un rasoio che non ha difetti, se non quello di essere un rasoio non particolarmente nobile nei materiali, ecco, forse questo è l'unico difetto, se vogliamo, ammesso che sia un difetto. Elvin Jagger è un rasoio delicato, ma non delicatissimo. È un rasoio facile da utilizzare, è un rasoio dall'angolo di rasatura eccellente, facilissimo da trovare. È un rasoio con cui si può iniziare a radersi e non finire più. È un rasoio che costa poco, perché questo qua è un modello base, siamo sui 20-25 euro, insomma, io mi ricordo che l'ho pagata così. È un rasoio con cui io consiglio alle persone che mi chiedono di iniziare senza dubbio. Io dico sempre, ma alcuni dicono, ma tu perché non consigli Wilkinson Classic? Perché c'è questo, che secondo me funziona benissimo, facile da utilizzare, non necessita di una particolare attenzione, eccezionale progetto, rapporto qualità-prezzo estremo. Un rasoio che non fa rimpiangere nulla. Quindi questo qua è uno.
Poi andiamo ovviamente su livelli diversi, livelli di materiale, livelli di prezzo. Questo penso sia di ottone, credo che sia di ottone di lega, insomma. Andiamo sull'acciaio. Sull'acciaio, un rasoio che io trovo eccezionale, siamo a due, è il Tatara Masamune, che ha vinto la sua competizione alla pari, diciamo così, con il Federa SD2. Sono due rasoi che sono stati concepiti, secondo me, per utilizzare la lametta Feder. Riescono ad addolcirla, riescono a domarla, riescono a rendere questa lametta così dura, così affilata, gestibile da chiunque. In questo caso questa è la versione chiara del Tatara, manico, mi piace molto il design, vedete questi puntini, questa forma rotondeggianti. Numerato con il suo samurai dietro, e questo è il secondo rasoio che vi propongo come, diciamo, tra la mia classifica degli otto che a cui non rinuncerei mai in questo momento, perché poi a forza io ho una collezione di 160 rasoi, quindi capite che diventa difficile sceglierne otto, però ho provato a fare un po' un sunto. Come terzo rasoio, io adoro proporvi il Sei Goose Zeppelin. Questo è nella versione 0507, cioè due esposizioni diverse della lama a seconda dei due lati. Un lato zigrinato, un lato liscio. Rasoio spagnolo, acciaio, siamo di acciaio Terracino 16L. Come era di acciaio anche il Tatara, attenzione. Rasoio un po' slant, meno orizzontale. Vedete che non è regolare la linea, è curva. Devo dire che sulla pelle è una piuma, sulla pelle è efficacissimo. E lo utilizzerò, vi annuncio già nella prossima rasatura, lo riutilizzerò perché l'ho già utilizzato. Rasoio dal prezzo importante. Ma se non erro, se non erro, se non, se non ricordo bene, era comunque sotto i 200 euro. Insomma, è ovvio che stiamo parlando di cifre importanti, signori. Io qui non voglio assolutamente convincere nessuno, perché non ho nessun interesse del fatto che sia, come dire, utile spendere 200 euro per un rasoio. Però, se parliamo di collezionisti, se parliamo di persone che vogliono acquistare un rasoio nella vita che magari gli rimanga per sempre, questo è uno dei tanti. Come ad esempio può essere anche il Tatara, che mi sembra che costi intorno ai 150, adesso non mi ricordo più, siamo sull'ordine lì. Sei Goose Zeppelin, eccolo qua. Quindi abbiamo già due, tre, li ordino perché poi ve li mostrerò in tutta la loro efficacia. Altro rasoio che io adoro, e anche qua stiamo parlando di rasoi costosi, di rasoi molto costosi, il Rocknell. Il Rocknell, in questo caso, questa è la versione 2019, sempre qua, sempre acciaio 316L. Questa è la versione più aggressiva, che in realtà è delicatissima, in realtà è delicatissima. Con il marchio, vedete, impresso sulla testa, stiamo parlando di un rasoio che permette rasature veramente eccezionali su barbe di qualsiasi dimensione. Stiamo parlando di un pezzo pesante, anche qua acciaio, questo forse un po' più addirittura pesante sì, assolutamente più pesante del 6 uso. E con questi canali di scolo molto pronunciati e questa testa veramente fatta bene. Costoso, difficile da trovare, ma un pezzo che secondo me, sia per un collezionista, ma sia per chi magari dice: bene, io prendo questo rasoio e me lo tengo per tutta la vita e tengo solo questo, va benissimo. Rocknell Elite, in questo caso edizione limitata 2019. E abbiamo il nostro Rocknell, che è il quarto che vi ho presentato. Il quinto che io vi presento è un rasoio che io trovo mostruoso nel rapporto qualità-prezzo, che
che il russo Home Like Shaving Start. Eccolo qua. Questo è un rasoio che ha la stessa qualità di rasoi molto più costosi ed è disponibile con tre testine e regolazioni diverse. Con in questo caso uno gap 0,90 è montato sopra, ma c'è anche 0,68, cioè se non erro, e c'è anche se non erro 1,10. Un rapporto qualità-prezzo top. Questo è un rasoio d'acciaio, è un rasoio che vi porterà dietro tutta la vita, che è questo. Ed è un rasoio che chiaramente viene dalla Russia, quindi forse qualcuno ha difficoltà a ordinarlo sul loro sito. Io ho fatto un po', ho avuto fortuna a trovare subito la traduzione in alto, se non erro, era in alto a destra. C'era un'icona del mondo, se non erro. E l'ho comprato subito e devo dire che mi ha colpito veramente tanto questo. Questo è uno di quelli che forse rientra tra i miei preferiti. Dovessimo fare una top 3, che adesso non voglio fare, ma questo comunque, considerato anche il rapporto qualità-prezzo, e beh, ragazzi, questa versione luccicante, non quella polished, come si dice. Eccolo qua. E siamo quindi arrivati al quinto rasoio. Sesto rasoio, questo è una chicca ed è una follia. E io lo faccio vedere, ve l'ho fatto vedere, ve l'ho mostrato, ma è venduto. Io ho avuto la fortuna di trovarlo ancora ad un prezzo umano, ma è venduto ormai nelle aste a prezzi che sono senza senso e non ve li consiglio. Quindi, Wolfgang Guerriglia, eccolo qua, con il suo scimmione guerrigliero, guardate, vedete qua il logo. E la scheda guerriglia e questo grande manico, però che non è pesante, è vuoto, ma ha una delicatezza di rasatura che è forse unica. È un rasoio veramente delle caratteristiche incredibili di delicatezza e di robustezza. Wolfgang Guerriglia. Questo non lo fanno più e si trova a prezzi fuori da ogni logica, quindi non andate a massacrarvi il portafoglio, però dovesse trovarlo, se qualcuno dovesse trovarlo a un prezzo, come ho avuto la fortuna di trovarlo io, abbordabile, beh, questo è un pezzo di storia, secondo me. Secondo me passa alla storia, come ne passeranno altri, però in particolare questo probabilmente passerà alla storia. E poi ci sono due rasoi che io non posso non segnalarvi. Due regolabili. Uno che però, attenzione, non rappresenta questo modello in particolare, ma in generale tutta la produzione Gillette adjustable. Questo è quello che ho usato recentemente in una rasatura, lucidato e tutto quanto, un fat boy. Questi rasoi offrono una qualità costruttiva incredibile, pensate, sono rasoi che hanno 60 anni. E qui ci rientra il fat boy, lo slim boy, l'executive, quelli fatti anche negli anni 70, insomma, quando la Gillette faceva rasoi con questo tipo di caratteristiche, i regolabili erano, diciamo, probabilmente il top. Io ho anche un executive, placcato oro, no, però quello non è, sì, no, quello è regolabile forse, o no, non mi ricordo più. Comunque, eccezionale, è veramente eccezionale. Anche lo slim boy, né più né meno, cambia la dimensione del manico e la lunghezza cambia qualcosina, forse la testa, ma pochissimo. Comunque, i gilet regolabili, assolutamente da avere. Secondo il mio metro, eh. E poi ultimo della mia top 8, un regolabile moderno. E qui abbiamo, secondo me, un rasoio eccezionale. Dico tutti eccezionali perché sono tutti. Io sbaglio adesso perché sto dicendo che sono tutti eccezionali, ma è vero. Cioè,
Anche questo costa caro, ragazzi, non è che stiamo scherzando. Il Rex Ambassador. Il Rex Ambassador, vedete che con questo meccanismo di regolazione e questo meccanismo di questo ricorda un po' il Gibbs storico, il Persona. Storico, insomma, questo rasoio ho fatto veramente bene la Rex. Adesso è uscito un modello anche non regolabile, ma questo è impressionante. Costa anche questo il suo prezzo, ma insomma, e effettivamente, e anche questo ha regolazione 1, regolazione micrometrica, quindi senza non scatta. Gestisce la Feder come un, cioè la fa diventare da leone a gatto, ecco, diciamo così, a gatto casalingo. Quindi Rex Ambassador. Ora io ve ne ho fatti vedere 8, ma che li ho raccolti per fare poi la foto in questa, in questi due contenitori che io ho acquistato in un negozio online di Cuneo. Questo non sale anche dentro, guarda quanto è spesso il manico, lo devo appoggiare così, in guerriglia. Ma ce ne sarebbero tanti altri. Io ne ho tenuti fuori tanti, è evidente. Nessuno li sente offeso dei miei rasoi, dico loro. Però questi sono i miei preferiti, se vogliamo dire 8 rasoi. Se vogliamo trovare una critica a questa lista, manca uno slant bar. È vero, e ce ne sono molto validi. C'è il Mercur 37C, c'è l'Icon, non tanto il Bunos Lent, forse troppo aggressivo, quanto l'X3, che per me è stata una sorpresa. Ora, qualcuno mi dirà, ma tu hai scelto tutti i rasoi delicati, dolci, sì, è vero. Perché io sono di quelli che ritiene che la rasatura debba essere un piacere, debba essere un qualcosa che abbini efficacia a comfort. I rasoi estremi, i rasoi che mettono alla prova le abilità del singolo, ma che poi alla fine risultano stressanti per la pelle, per noi, per la nostra psiche, vanno benissimo, ognuno può utilizzare quello che vuole per radersi, però secondo me a un certo punto lasciano il tempo che trovano. Sono ottimi strumenti, ma non li uso. Non li uso quotidianamente. E chi ama come me avere la vara fatta minuto a giorni, e magari ha fretta, allora sceglie un rasoio che sia delicato. E non è un caso se la maggior parte, non tutti, dei rasoi di alta gamma, di prezzo, sono rasoi delicati, perché generalmente, poi ci sono anche quelli non delicati, quelli un po' più aggressivi, generalmente chi spende tanto è perché con un rasoio definitivo, fatto finito, o questo me lo tengo tutta la vita. Bene, io mi scuso ancora per il disagio, parleremo prossimamente di tante cose, ci ragioneremo, faremo un po' un ragionamento su quello che deve essere il ruolo della persona che si mette in gioco, per gioco, su YouTube. Quali i limiti, quali le condizioni, quali le, scusatemi se parlo inglese, rule of engagement, no? Ecco un po' facci capire. E qual è la trasparenza necessaria, la chiarezza necessaria e in che modo esprimerla. E anche capiremo, facendo questo discorso, se vale veramente la pena andare avanti, se abbiamo già detto tutto. Se abbiamo altre cose da dire, oppure se è il caso di fare un passo di fianco, quindi fare le cose in maniera un po' diversa, o addirittura un passo indietro, cioè dire, boh, quello che è stato detto è stato già detto, oltre andremo in un campo che non è più quello diciamo, del divertimento, della passione, chiamiamola così, perché a me non piace questa parola. Che voglio riservare altre cose, ma entriamo in un campo di
diciamo, professionale che in questo momento, onestamente, non è a fa mio, cioè nel senso che io faccio un altro mestiere nella vita, quindi non. Vedremo, ne parleremo insieme e ci confronteremo. Ma intanto, buona rasatura per chi la si deve ancora radere. A vista l'ora, vi siete già fatti la barba. E allora, buona domenica e buona serata. Ciao a tutti.